Ciao ragazze, allora questo è il trucco di oggi e è un trucco molto tranquillo, secondo me elegante, che si nota ma non troppo e adatto per comunque qualsiasi giorno. È il trucco che io sto utilizzando in questo periodo abbastanza spesso, soprattutto per il giorno, per andare al lavoro, perché comunque diciamo è bello, elegante, ma non troppo appariscente per una giornata di lavoro. Ho usato dei colori naturali, come voi sapete, i colori naturali per me sono il massimo. E niente, questo è il trucco, spero che vi piaccia e vi auguro una buona giornata. Allora, applichiamo come base questo ombretto della Bottega Verde. Allora, cominciamo col dire che io con questo ombretto non mi ci trovo particolarmente bene perché è molto molto acquoso, cioè acquoso, è liquido rispetto ad altri ombretti in crema, di conseguenza lo uso solo come base, ma neanche molto. Adesso andiamo a prendere un ombretto sul tono dell'arancio e prendiamo con un pennello largo, io uso questo pennello qua, andiamo a prendere un colore di questo tipo, che è un arancio, ne prendiamo un po'. Questa devo dirvi che è l'unica palette, l'unica trousse che io utilizzo maggiormente, perché mi piace proprio tanto, mi piacciono i colori che ci sono molto naturali. E questo colore lo andiamo a mettere su tutta la palpebra. Vedete che è molto molto leggero, cioè non, è quasi invisibile come tonalità, soprattutto a me, magari a quelle più, alle ragazze più chiare, questa tipologia di ombretto risulta un po' più. Ce la fa, ah, scherzo, un po' più visibile. Allora, con un perché faccio sempre macelli? Mi sporco sempre. Allora, con un pennello di questo tipo, che è uno sfumino un po' più piccolo dell'altro sfumino che ho io, guardate la differenza. Questo è quello della Sephora, questo grande. Questo è quello della Yves Rocher. Vi farò presto una review. Allora, andiamo a prendere un marrone, marrone scuro. In questo modo ne prendiamo un po', poco alla volta, e andiamo a delineare la rima delle ciglia. Sì, vi prego, no, questa la cancello. La piega dell'occhio. E ci spostiamo verso l'esterno. Molto, molto leggero, non deve essere una cosa troppo visibile. Con tanta pazienza, santa pazienza. Potete aiutarvi anche con le dita se non riuscite ad ottenere la forma. Le dita sono un ottimo alleato del trucco, soprattutto dello sfumare. Ecco qua, vedete? Allora, adesso andiamo a prendere sempre con lo stesso pennellino, questo per sfumare, sempre lo stesso marrone e lo andiamo a mettere nella parte sotto dell'occhio e andiamo a sfumarlo con il dito in maniera molto leggera in modo tale da creare una ombreggiatura sul marrone sotto l'occhio. Adesso andiamo a prendere la nostra matita marrone. Io uso questa della Kiko, quella della nuova collezione. Della nuova collezione che ormai è vecchia, questa qua, e la vado praticamente vado a fare una riga molto molto fina e leggera. All'interno però sotto dell'occhio parto da metà. Arrivo fino a metà occhio, arrivo qui, in modo tale che è come se sembrasse che la pupilla
praticamente dà il via al colore, quindi nella parte interna risulta più chiaro. Andiamo a fare anche quest'altra parte. Ecco qua. Una volta fatto questo, passiamo al mascara. Mascara uso questo Lash Stiletto. Non uso quello nuovo della Max Factor. Dov'è? No, questo è quello della Kiko. Dove sei? Dove sei? Eccolo. Allora, non uso quello nuovo della Max Factor, il Last Effect, Last Extension Effect, perché non mi piace, perché secondo me non fa assolutamente nulla di quello che dovrebbe fare. E quindi uso il Lash Stiletto perché, a differenza dell'altro, è uno di quei mascara che preferisco. Andiamo a mettere su tutte le ciglia, sia quelle superiori che quelle inferiori. Faccio anche l'altro occhio. Il gioco degli occhi è terminato, come potete vedere. Diamo una pettinatina alle sopracciglia. Ok. Andiamo a mettere il nostro blush. Come blush uso il solito blush arancio della Maybelline, che non sto più trovando, infatti se qualcuno riesce a dirmi dove lo posso trovare, soprattutto di Roma, visto che nel mio negozio, cioè d'acqua e sapone, non lo trovo più. Ok. E andiamo a mettere anche un tocco della Sun Club di Essence, ma giusto un velo, e di questa parte qua sopra dei tre colori più chiari. Faccio giusto pa, così, e lo passo in questo modo, come se fosse una leggera forma di illuminante. Questo è il trucco che io utilizzo per tutti i giorni. Sulle labbra vado ad applicare un rossetto dell'Avon che è il Perfect Peach. Questo colore qua è molto molto bello, luminoso. Mi piace particolarmente in questo periodo. E niente, questo è il trucco. Un bacio a tutti e grazie per averlo seguito. Ciao ciao!